Ok, fai titoli che cioè proprio alla Christopher Nolan, cioè con trame boh, strane. Allora, Riccardo, partiamo subito. Sport e disciplina nel relazionarsi, giusto? Cioè, che cos'è che intendi? Intendo tutto quello che possiamo trarre di benefico dal praticare uno sport, in particolare appunto la disciplina, che può essere declinato nel relazionarsi con le donne. Constato in tanti studenti questa sorta di fretta nel giungere al risultato. Voglio tutto e subito, oserei definirlo. Mentre si tratta di un processo, così come, non so, praticando appunto uno sport, e questa cosa appare ancora di più nello sport individuale, proprio perché lì siamo gli unici responsabili della nostra prestazione, non posso pretendere di migliorare, non so, di fare 100 vasche quando è la prima volta che nuoto, piuttosto che Sì. sollevare 200 kg in panca piana, esempio. Sì. E È un processo. guarda, a me è venuto in mente il libro di Andrea Agassi Open quando parli appunto sia di sport individuale che di sacrificio e costanza. Non so se tu l'hai letto, però io l'ho lessi tempo fa e proprio ti fa capire di quanto la disciplina e la forza di volontà e il martellare sono più forti di eventuali feedback negativi che trovi lungo il percorso. Assolutamente, è la perseveranza che paga. Noi possiamo anche avere alcuni punti forti, possiamo avere una buona dialettica di base, ma se non compensiamo con altri aspetti, tutto va a decadere. Ti faccio una domanda. Io ho avuto tanti studenti nel corso degli anni in coaching che facevano sport anche a livello magari insomma, d'agonisti e stavano sul pezzo. Non so se ti è capitato anche a te, però poi far capire loro che dovevano apportare lo stesso tipo di mentalità nell'ambito quindi del miglioramento sentimentale, faticavano parecchio a capirlo e ad attuarlo. Non so se innanzitutto ti è capitato a te. Anche. Sì, mi capita con alcuni ragazzi. Secondo te perché faticano a capire? Lo vedono come un ambito differente, invece di osservare i punti in comune tra queste due attività, appunto, vedono semplicemente le cose come due mondi separati, mentre dovrebbero sfruttare a proprio vantaggio l'esperienza e declinarla, appunto, usare la stessa costanza, la stessa disciplina anche nel miglioramento sentimentale e relazionale. Sì. Quali sono stati gli studenti, diciamo, che hanno avuto maggiori risultati? Se ti viene in mente qualcuno, apportavano questo principio prima di tutto, prima delle frasi, prima di qualunque altro tipo di cosa che pensano poi sia una bacchetta magica, la frase, la conversazione, cioè apportavano questa filosofia di vita, quindi l'atteggiamento mentale, il continuare a martellare nonostante le difficoltà? Assolutamente, sono quegli studenti che hanno l'umiltà appunto di riconoscere di dover migliorare anzitutto, quindi non sono i classici sono già bravo, sanno di dover lavorare su diversi aspetti, appunto quando entrano in coaching io cerco di spronare i loro punti di forza e di migliorare dove deficitano maggiormente, ma soprattutto hanno ben chiara in mente l'idea di perseveranza, di costanza e soprattutto di apprendere cose nuove, specie se parliamo di uomini un po' più grandi, ecco. Ecco, guarda, mi collego a questa roba qua, perseveranza. Cioè, tu come coach, come ex studente, come tutti i nostri trainer, cosa intendi con perseveranza in rapporto quindi a questo ambito? Che cos'è che intendi quando dici perseveranza? Ma in che senso? Intendo che di fronte ad eventi, tra virgolette, negativi, ovvero pali, piuttosto che risposte poco consone da parte della ragazza, interpretiamo la situazione come ulteriore stimolo a migliorarci, non come un punto d'arresto, bensì una sfida da superare nei confronti di noi stessi, anzitutto.
più che della ragazza, perché può avere tutte le ragioni di questo mondo. Dobbiamo essere noi in grado di accettare, interiorizzare un eventuale comportamento di questo genere da parte sua ed andare oltre, perché è inevitabile, non possiamo decidere noi per un'altra persona, possiamo solo influire su noi stessi, nell'atteggiamento da adottare in tali situazioni. Ma è complesso farlo, cioè noti negli studenti che cioè, stare sul pezzo costa fatica a tanti? Dipende dal carattere di base. C'è chi è più formato, vuoi per l'esperienza lavorativa piuttosto che di vita in generale, e c'è invece chi pensa davvero che noi possediamo la bacchetta magica e nel giro di 448 siamo in grado di risolvere la situazione fuori No, dalla. no, no. Ma guarda, quando tempo fa facevo ancora le chiamate, tempi, dai vecchi tempi remoti, cioè quando mi dicevano, ah, ok, ma con questa coaching argento poi quindi risolvo tutta la mia vita. Magari qualche minuto prima mi dicevano che stavano a zero. Io glielo dicevo chiaramente. Guarda, mi è venuto in mente un ragazzo che chiamai ai tempi della university, stava partendo la university, lui mi disse, ok, ma quindi faccio questo. Sono a posto poi, no, non, no, non, cioè chi ti dice il contrario ti sta mentendo, io ho detto guarda, è un punto di partenza, sicuramente parti da zero, non arrivi a 100, arrivi a 10, a 15, che comunque è già una bella cosa, no? Ma non puoi pensare, pretendere di essere rimasto fermo, secondo me, per 30 anni e poi in un mese o in una settimana cambi totalmente, cioè è inumano. È inverosimile, assolutamente, ma è la stessa cosa che faccio anch'io all'inizio delle consulenze. Lo metto subito in chiaro, cioè nonostante alcuni perseverano con questa idea, è abbastanza arduo farglielo capire. Grazie Ricky. Grazie Steve, Alla prossima. ciao. Ciao ciao ciao.